Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Associazione Consumatori Acumarche. Come ogni anno, anche questa volta documentiamo l'incontro che Lato 2 di Ancona Marche Centro fa per dettagliare quello che è lo stato del servizio idrico integrato nella provincia di Ancona. Sarà l'occasione per vedere ed ascoltare quelle che sono le ultime novità sul tema della gestione del servizio dell'acqua pubblica. Buona visione del video. Buongiorno, buongiorno a tutti. Diamo inizio alla mattinata nella quale presenteremo la relazione annuale sullo stato del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale 2 Ancona. Nel proseguire il mio intervento dopo i saluti, io comincio semplicemente da qualche considerazione che poi troverete nel documento che abbiamo distribuito. Questa è l'ottava relazione che io presento, naturalmente qualcuno potrebbe dire che il numero comincia a essere eccessivo, forse lo penso anch'io, ma potrei aggiungere che non è colpa mia, ed è vero. Concludevo l'intervento dell'anno scorso dicendo che il servizio pubblico integrato nell'ambito ottimale di Ancona si avvia alla fase della sua maturità. Se sapremo mantenere partecipazione e qualità tecnica della regolazione, potremo fare ulteriori passi avanti. Io penso che questi anni siano stati anni molto significativi. Perché se voi vi prendereste la briga di leggere il mio intervento, che è sempre alla fine del documento, che ha la pretesa, spero di averlo saputo fare, di sintetizzare quello che abbiamo fatto nel corso dell'anno, avete modo di vedere che gli anni sono stati tutti anni fortemente impegnativi. Cioè, noi non abbiamo potuto adagiarci un anno su quello che avevamo messo in cantiere l'anno precedente. Tutti gli anni abbiamo dovuto non solo aggiustare il tiro, ma abbiamo dovuto anche, perdonate l'espressione, studiare e applicare. Perché se c'è una caratteristica che riguarda appunto il servizio idrico integrato, è quello della estrema mobilità della legislazione nazionale, se non anche la legislazione regionale. Potremmo dire che il settore ha avuto una discreta fibrillazione. Io potrei anche aggiungere che la fibrillazione alla fine non è stato, tra virgolette, un male. Certo, è stato difficile star dietro alla normativa, ma di fatto la normativa ha affinato via via gli strumenti, ha aggiustato, ha corretto, qualche volta è vero, ha complicato, ma oggi la legislazione nel complesso, soprattutto la legislazione di carattere nazionale, rende l'intero sistema un sistema, come dire, che ha dei punti di riferimento che sono riferimenti, più saldi. Per esempio, noi abbiamo lavorato nel 2014 alla disciplina delle tariffe 2014-2015 sulla base dei nuovi indicatori messi a punto dall'Autorità Nazionale per l'Energia e il Gas, in un lavoro che è stato un lavoro anche difficile perché l'interlocutore è un interlocutore, come dire, anche autorevole e anche abituato a legiferare senza relazionarsi con i territori, ha dovuto fare i conti con i territori e
La legislazione, la normativa, la disciplina che è venuta fuori è stata una disciplina che porta fortemente il segno dei territori e ci ha visto fortemente impegnati appunto nel 2014 a disciplinare le tariffe secondo un metodo nuovo che di fatto ha tenuto conto dell'aggiornamento del piano degli investimenti, del piano economico finanziario e ha scelto, diciamo, un sistema di regolazione che per noi è stato il vestito che noi abbiamo scelto per la provincia d'Ancona. Perché una delle novità che l'autorità, anche sulla base delle sollecitazioni che gli ambiti hanno fatto, è stata quella di avere quattro schemi regolatori, diciamo dal più semplice al più complesso, dal meno impattante sulla tariffa a un po' più impattante sulla tariffa, con l'obiettivo che chi sceglieva il quadrante più basso può permettersi investimenti minori, quasi nulla, chi sceglie il quadrante, diciamo, più alto può permettersi investimenti maggiori. Noi abbiamo scelto il quadrante degli investimenti maggiori cercando di trovare un equilibrio tra la capacità di investire e la sostenibilità della tariffa. Mi sembra che ce l'abbiamo fatta. Oggi aspetta, come ho avuto modo di dire nell'intervento che ho messo per iscritto, aspetta a tutti noi la capacità di misurarsi con obiettivi più grandi. Non ci sono alibi, non ci sono alibi né per noi né per l'azienda, il gestore, perché ci sono tutte le condizioni per portare a compimento negli anni che verranno gli investimenti che servono per mettere questo territorio a sistema in ambito soprattutto fognario della depurazione e del rinnovo delle reti idriche. Devo dire che questi presupposti sono presupposti importanti, io l'ho già detto in molte occasioni, la qualità della vita di un territorio la fanno i servizi pubblici locali, le scuole che abbiamo, le strutture sanitarie che abbiamo, le aziende e la loro qualità ambientale, l'occupazione, il lavoro, le reti viarie. Il servizio pubblico locale, che è il servizio idrico di cui noi ci occupiamo, per quello che riguarda la provincia di Ancona, credo che possa essere considerato un servizio di buon livello. Del resto, l'indagine sul grado di soddisfazione che abbiamo fatto, che vi invito a leggere perché è molto semplice ma molto interessante, rispetto agli indicatori di soddisfazione ci dice che il livello è un livello molto alto. Intanto è un livello assolutamente superiore agli indicatori di soddisfazione che si registrano nell'altra parte dell'Italia. È un livello alto, vuol dire semplicemente alcune cose. Vuol dire che abbiamo fatto tutti bene il nostro dovere. L'ha fatto il regolatore locale, che è l'espressione democratica, lo vorrei ricordare, delle comunità locali, perché l'assemblea è composta dai sindaci, l'ha fatta l'azienda Multiservizi che gestisce il servizio nell'intero territorio, l'hanno fatta l'associazione dei consumatori che hanno evidentemente interloquito al meglio, devo dire l'hanno fatto i cittadini, perché il combinato disposto di questi soggetti è poi alla fine il servizio idrico integrato nella provincia di Ancona. Noi abbiamo quindi lavorato alle tariffe 2014-2015 con una mole di dati e di attività che vi assicuro potrebbe essere quantificato in molti megabyte, eccetera. Abbiamo prodotto il risultato finale della restituzione della remunerazione del capitale rispetto alla componente tariffaria, ovvero una parte dei quesiti referendari, e abbiamo restituito l'importo più alto in Italia,
di circa 9 euro. Uno potrà sorridere, ma vuol dire semplicemente che sia il gestore sia il regolatore ha avuto un'attenzione e non ha voluto fare demagogia sottraendosi a quelli che erano le disposizioni. Vi assicuro che forse le condizioni per sottrarsi c'erano. Noi abbiamo voluto rispondere a un'attesa che c'era, perché se si è seri, secondo noi, si può pretendere altrettanta serietà dagli interlocutori che ci troviamo ad incontrare. Abbiamo lavorato sulle partite pregresse. Che cosa sono le partite pregresse? Che tra l'altro hanno dato un risultato buono, che significa che anche il lavoro che era stato fatto precedentemente in termini di controllo e regolazione era stato fatto bene, perché altri ambiti a livello italiano si ritrovano con partite pregresse che sono molto alte, il cui saldo poi va a discapito degli utenti e magari gli utenti oggi debbono pagare ciò che non hanno pagato negli anni precedenti. Abbiamo stabilito il nuovo deposito cauzionale con grande senso di responsabilità. Il deposito cauzionale, lo voglio dire per l'ennesima volta, non è un'invenzione dell'autorità d'ambito o dell'azienda, è una disposizione precisa dell'Autorità Nazionale per l'Energia e il Gas. L'abbiamo stabilita nell'importo minore che potevamo fare ed era è stato anche complicato, è stato anche difficile. Avevamo opinioni diverse tra noi e l'azienda, perché l'autorità nazionale lasciava una discrezionalità, non è che ce l'avamo inventati la discrezionalità, perché cosa dice il deposito cauzionale? La cauzione è relativa e stabilita sulla base della tipologia dell'utente. Utente che consuma tanto, il deposito cauzionale è più alto, l'utente che consuma meno, il deposito cauzionale è più basso. Abbiamo lavorato e prodotto il provvedimento per le agevolazioni agli utenti alluvionati, abbiamo fatto tutti gli adempimenti di legge, compresa la relazione sull'affidamento in house, abbiamo fatto l'indagine sul grado di soddisfazione per il servizio idrico e abbiamo anche seguito e quasi concluso l'operazione per l'applicazione della legge 30 regionale 30/2011, che vede appunto trasformato il consorzio obbligatorio in assemblea dei sindaci. E spiace dover registrare, spiace veramente, che tutti i comuni hanno deliberato, tranne il comune di Fabriano e il comune di Ancona, e la provincia di Macerata che deve deliberare per una piccola quota. Perché spiace registrarlo? Spiace perché quei comuni non se lo possono permettere, non se lo possono permettere né dal punto di vista della struttura. Ha una struttura in grado di predisporre gli atti, hanno strutture in grado di poterlo fare, e spiace che siano gli ultimi, anche perché magari qualche volta ci tira le orecchie rispetto agli adempimenti che dobbiamo fare. E quindi questa è, anche perché questo significa semplicemente che l'anno prossimo, ad operazione conclusa, credo che si concluderà nella primavera, voglio sperarlo, solo i sindaci saranno componenti dell'assemblea e uno dei sindaci della provincia di Ancona presiederà e prenderà il posto mio e sarà l'autorità d'ambito. Concludo facendo questo semplice riferimento. La legislazione in questo momento, sia nel decreto Sblocca Italia sia nella legge di stabilità, rafforza ulteriormente gli enti d'ambito e disciplina quelli che saranno i rafforzamenti delle gestioni uniche in ambito coincidente con l'ATO o con, se non anche con la regione.
Noi ci siamo già una gestione unica, quindi rispetto alla legislazione nuova, che ormai con l'approvazione della legge di stabilità riguarderà tutto il paese, abbiamo meno adempimenti da fare, ma questo non significa che non ne avremo da fare, perché avremo da riflettere su quello che sarà il servizio idrico nei prossimi anni. Io concludo dicendo semplicemente questo: l'esperienza nostra di ambito unico e di gestione unica ci porta a dire che i vantaggi degli accorpamenti sono significativi, sono importanti e nessuno deve aver paura di questa normativa. Quindi abbandoniamo, ammesso che forse in questo territorio non ci sono, ma insomma abbandoniamo gli slogan che derivano da altre stagioni, e si può lavorare nel pubblico con aziende pubbliche bene, nell'interesse degli utenti, senza rimpiangere le vecchie gestioni, perché non ci sono motivi di rimpianto. Quindi anzi, l'esperienza della provincia d'Ancona può essere sicuramente un'esperienza che può essere indicata ad altri territori più deboli che ancora non hanno scelto. Quindi ecco, io penso di concludere ringraziando tutti gli interlocutori che abbiamo avuto. Io ringrazio la struttura dell'ambito di Valle di Ancona è una struttura, come dire, in linea con i tempi che corrono. C'è, sono tutti giovani, io vi chiamo i ragazzi e le ragazze dell'acqua, hanno capacità, tecniche, consideratele, come dire, consideratela un livello, un piccolo gioiello di tipo amministrativo che va sostenuto e va preservato. Sono pochi, ma abbiamo fatto un lavoro ottimo che in altri ambiti magari si fa con una struttura più grande. Ringrazio per la presenza tutti voi, in particolare l'azienda Multiservizi, che è qui presente con il nuovo presidente, al quale auguro di fare una buona esperienza e soprattutto un'esperienza che ha come caratteristica un forte legame con il territorio e con l'intenzione di mantenere sempre alta la qualità del servizio idrico integrato nella nostra provincia. Ringrazio il sindaco di Senigallia, nonché presidente dell'ANCI, per essere qui dall'inizio e per essere presente a concludere i nostri lavori. Lo considero anche, come si può dire, un gesto oltre che di responsabilità, di affetto nei nostri confronti. Sottolineo nei nostri, non nei miei, magari poi ci sarà, nei nostri, no, io ci tengo, perché ci tengo molto a tutti quanti. E ringrazio il direttore Generini, che darà corso alla spiegazione della relazione, come tutti gli anni, con grande competenza e anche con il tratto semplice e elegante che lo contraddistingue. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti per essere qua. Io non ho la capacità espositiva della Presidenta Bondanzieri e né del Sindaco Mangialardi, per cui mi aiuterò come uno scolaretto con qualche slide. La relazione, come vedete, è abbastanza corposa, piena di dati, ovviamente non avrebbe un gran senso riportarli tutti qua perché sarebbe molto noioso. Cerchiamo di dare qualche informazione sugli aspetti più significativi
che riguardano il nostro territorio, cogliendo l'occasione anche per fare il focus un po' di quello che capita fuori dai nostri confini, sia come territorio, quindi fuori dalla Regione Marche, sia come altri servizi che non siano il servizio idrico. Diciamo che in una ventina di minuti ve la dovreste sperare. Allora, vedremo un po' qual è il contesto di riferimento, poi faremo ovviamente daremo qualche dato sullo stato attuale del servizio nel nostro ambito e poi due parole sui programmi futuri. Il contesto. Allora, i servizi pubblici locali, due parole. Rispetto a com'era 20 anni fa, i servizi pubblici locali sono passati da almeno alcuni servizi pubblici locali, anzi alcuni segmenti di alcuni servizi pubblici locali sono passati da un regime di monopolio a un regime di mercato. Due note. Mercato, che può essere o concorrenza per il mercato, per cui sono le gare, adesso nel servizio idrico se ne sono fatte poche e con scarsi risultati, però per esempio per il gas la gara è obbligatoria, oppure concorrenza nel mercato, come per esempio nella vendita dei servizi energetici, gas e energia elettrica. Aspetti che fino a 20 anni fa non esistevano, c'era un monopolista e quello era. Questo che cosa ha comportato? Che chiaramente laddove c'è un po' di mercato, un po' di competizione, per essere più competitivi occorre aggregarsi. Per cui diciamo che nei servizi pubblici locali possiamo individuare tre macro categorie di operatori: quelli grandi che ragionano su scala internazionale, per cui fanno gare fuori, non è il nostro caso. Quattro grandi operatori multi-utility che operano sul territorio nazionale, Acea, 2A e Raire, che hanno ampliato i propri mercati di riferimento in ambito nazionale. E poi una pletora di molti piccoli o medi operatori, il nostro gestore direi che si colloca fra i medi operatori, che hanno aggregato più servizi su base locale. Quali sono le prospettive? Beh, sicuramente l'orientamento dell'attuale governo è favorevole ad incentivare ulteriori aggregazioni. Adesso non so quanto metterà nella legge di stabilità, comunque immagino che ci saranno incentivi per chi si aggrega e obblighi di dismettere per i piccoli oppure per le società inefficienti. Direi che il concetto di aggregazione vedo che ormai si sta allargando anche alle regioni, per cui a maggior ragione per le aziende di produzione di servizi pubblici locali, come era il titolo di un convegno molto interessante a cui abbiamo partecipato qualche settimana fa, il piccolo non è più principe, che vuol dire che quello che poteva essere una dimensione ottimale 20-30 anni fa adesso non è più attuale. Per cui chi saranno favoriti? Laddove c'è competizione, ovviamente quelli più grandi, perché hanno economie di scala, di scopo, accedono al credito, hanno più competenze, per cui chiaramente lottare contro i grandi è una lotta infami, questo deve servire come stimolo per aggregarsi. Cosa è successo dopo la crisi del 2008? E lo scenario macroeconomico. Possiamo dire che gli Stati Uniti sono già in fase di grande ripresa, la domanda interna è ripresa, hanno adottato politiche monetarie e fiscali espansive e l'economia sta riprendendo a galoppare. L'India e la Cina crescono sempre a ritmi per noi impensabili, però hanno rallentato rispetto al passato. L'Unione Europea, al di là delle previsioni molto ottimistiche, ancora la ripresa è molto lontana. Domande debole, i debiti sovrani sono importanti, si attendono manovre di politica monetaria espansiva da parte della BCE che speriamo faccia ripartire l'economia. Come ha impattato la crisi sul mondo delle utility? Beh, innanzitutto hanno scontato in ritardo gli effetti della crisi, perché i primi effetti negativi si sono cominciati a avere nel
2011. Hanno colpito i settori più ciclici, quindi gli energetici, che erano i settori tradizionalmente più ricchi e comunque sono quelli legati più all'andamento dell'economia. Che cosa è successo? Che ovviamente rallentando l'economia è calata la domanda. I prezzi di vendita a causa della concorrenza sono calati, per cui i margini che erano piuttosto ricchi dell'energia elettrica e del gas si sono assottigliati. Altro fenomeno, sempre per il settore energetico, è la sovracapacità produttiva. Lo sviluppo delle energie rinnovabili e la traduzione in pratica dei principi di efficienza energetica ha comportato il fatto che le centrali di produzione di energia elettrica, che erano dimensionate sui consumi di qualche anno fa, attualmente sono sovradimensionate. Se non ho letto male, c'è stato un giorno, mi sembra dell'estate 2012 o 2013, di giugno, dove la produzione da energie rinnovabili ha reso l'Italia autosufficiente, per cui non c'è stato bisogno di utilizzare per un'ora, dalle 2 alle 3 mi sembra, fonti di energia non rinnovabili. Questo è un esempio, però per far capire che perché la crisi ha colpito i settori energetici più di altri. Poi, ultimo aspetto di tipo finanziario, il costo del debito. Chiaramente erano stati fatti investimenti, gli investimenti vengono fatti a debito e con la crisi del credito che c'è stata fino a un anno o due fa, i costi di indebitarsi costava molto. Per cui, come hanno reagito queste aziende nei settori energetici? Beh, chiaramente cercano di fornire altri servizi che non siano per esempio soggetti a regolazione. Ho letto di modelli di business in cui la società che fornisce energia elettrica o gas cominciano a dare altri servizi finanziari, servizi con l'ho approfondito, comunque servizi che non sono perché i servizi regolati hanno i margini fissati. Altri servizi che non sono regolati, che sono sul mercato, si presume nelle loro previsioni che possano dare un contributo positivo. Gli altri settori che non siano gli energetici, dove è impattato la crisi? Ma i rifiuti, adesso è una frase di cui si abusa, è mancata una politica industriale del settore, in particolare per gli impianti. E questo viene a monte, secondo me, dallo Stato. Minore produzione di rifiuti, quindi minori fatturati per le aziende che operano nei rifiuti, in particolare per chi lavora nello smaltimento. La raccolta differenziata ha messo in crisi gli inceneritori, la termovalorizzazione, perché è chiaro che 20 anni fa i rifiuti dove c'erano gli inceneritori venivano bruciati. Adesso con la raccolta differenziata i rifiuti che vanno nei termovalorizzatori sono molto meno, per cui chiaramente essendo molto meno queste aziende guadagnano meno, per cui nel loro conto economico ha un impatto negativo. Per quanto riguarda l'idrico che è un settore abbastanza anticiclico, perché comunque l'acqua, il consumo dell'acqua è calato con la crisi, ma non in proporzione come è calata l'energia, ha risentito di un'instabilità fino a un paio di anni fa del quadro regolatorio che ha comportato un blocco totale degli investimenti. Diciamo che l'instabilità generale, il referendum che ha creato un po' ha congelato la situazione, questo ha comportato un crollo degli investimenti nel settore, anche nel nostro territorio, dopo lo vedremo. Ultima cosa è che comunque i modelli organizzativi sono ancora inadeguati, cioè i gestori sono piccoli. Dopo vedremo i numeri su quanti gestori ci sono in Italia e ci renderemo conto come numeri questo concetto. Vediamo lo stato dei servizi idrici in Italia. Allora, c'è un sistema di governance su due livelli, uno centrale, che è il ministero che fa poco, e l'autorità per l'energia elettrica che fa tutto. E un livello locale che sono
gli enti di governo d'ambito, le ex ATO. E a livello locale, quindi come regolatori locali, contiamo oggi 69 ambiti, erano 91, per cui è iniziato anche negli ambiti un processo di aggregazione. Direi la metà delle regioni ha adottato il modello di atto unico regionale. Le gestioni. In Italia circa 2200 gestioni diverse, dei quali 40% in house, che è la grande maggioranza, 14% società quotate. Il dato che è ancora, secondo me, intollerabile è che il 24% dei comuni gestisce il servizio in economia, l'11% della popolazione, per cui vuol dire comuni piccoli. Questa è una foto che riproponiamo ogni anno, lo aggiorniamo su qual è la geografia degli affidamenti. Il verde sono gli affidamenti in house, in cui ci siamo anche noi, il blu le società quotate, quindi ERA e ACEA, qualche società mista, in particolare la Toscana e l'Umbria, e poi c'è il bianco dove capita di tutto e di più, cioè sono affidamenti non conformi col decreto 152, gestione in economia, salvaguardie, insomma realtà che non coerenti, diciamo, con la normativa vigente. Due numeri sulle infrastrutture a livello nazionale. Abbiamo riportato i rapporti di tre indagini fatte dall'Istat, dal Convieri e dall'Unione Europea, no, CIE, non lo so che cos'è. Comunque, adesso al di là dei singoli numeri, si evince, ed è ovvio, un ritardo per quanto riguarda infrastrutturale per la raccolta e trattamento reflui, che si traduce purtroppo in tre procedure di infrazione che ha aperto l'Unione Europea, con un rischio di sanzioni e di sospensione di finanziamenti. Diciamo che per il nostro territorio di queste tre ce ne coinvolgerà forse una, che è in fase quella più ritardata, ed il piano degli investimenti che abbiamo deliberato qualche mese fa e che il gestore deve realizzare prevede di metterci a norma per la fine del 2017. È una procedura di infrazione che riguarda gli agglomerati più piccoli, quindi di tutte e tre le procedure di infrazione diciamo che è la meno grave, però anche lì sono previste sanzioni verso lo Stato italiano, per cui il 2017 diciamo che è una data inderogabile. Gli investimenti. Abbiamo riportato questo grafico in cui sono riportati gli investimenti a consuntivo fatti fino al 2012 e 2013 e quelli previsti nei piani, e si vede che c'è una previsione di incremento, sono euro per abitante anno, diciamo che da 30-32 euro per abitante anno di investimenti nel servizio idrico si prevede, i piani, e sono piani abbastanza attendibili perché sono piani a breve, di andare a 50, che denota che il fatto che ci sia una regolazione che adesso funziona, perché con tutto quello che si può dire l'autorità per l'energia e per il gas ha portato una stabilità del regime regolatorio, questo ha creato anche fiducia da parte dei finanziatori, perché sono tutti investimenti che si finanziano anche a debito, per cui è chiaro che per andare a debito ci vuole qualcuno che te li presta. Per trovare qualcuno che te li presta ci vuole qualcuno che si fidi di te, e si fidi di te e delle regole che ti circondano. Per cui c'è un incremento del rating del servizio idrico integrato, e questo dovrebbe favorire il fatto che le banche prestino i soldi al servizio di integrato, in estrema sintesi. Confrontiamoci con gli altri, con i fenomeni tedeschi e gli altri, come investimenti pro capite anno, sono la parte in azzurro,
per cui si vede che noi più o meno ci collochiamo sui, abbiamo visto, 30 euro per abitante anno alla scala a sinistra. I tedeschi, gli inglesi, i francesi sono fra 80 e 100 euro per abitante anno, la Danimarca addirittura 120. D'altro canto, sulla parte destra c'è la tariffa media e si vede quant'è la tariffa media. È chiaro che per fare più investimenti ci vogliono tariffe più alte, per cui le tariffe medie in Germania sono di 4 euro e passa al metro cubo, 3,2 la Francia, 3,3 per cui hanno più investimenti ma anche tariffe più alte, non è che si inventino l'acqua calda. Ultimo dato significativo sui servizi idrici è l'andamento della domanda di acqua, i consumi. C'è un trend a calare, sia in Italia vediamo da 77 a 66 metri cubi anno per abitante, sia ovviamente anche nelle Marche. Diciamo che il fenomeno si giustifica per due aspetti. Primo, le tariffe sono più care, per cui la gente è più attenta. Secondo, c'è anche più consapevolezza del concetto di non buttar via l'acqua, perché uno viene bombardato dalle campagne informative e comunque c'è una sensibilità maggiore rispetto a 10-15 anni fa su tutto quello che riguarda un uso consapevole di tutte le risorse, quindi acqua, energia, rifiuti. E poi anche ovviamente il fatto che la crisi, soprattutto per le attività produttive, ha comportato che chiudendo le aziende chiaramente i consumi di acqua. Però la vedo come ultimo aspetto, mentre per l'energia è dominante questo fattore, per l'acqua c'è un calo soprattutto nei consumi domestici. La normativa, troverete nella relazione tutto il proliferare di norme dal 2002 a oggi, che non riporto ovviamente. Diciamo che ci sono tre novità nel 2014. Lo sblocco Italia, la legge che l'ha recepito, non mi ricordo, 666, che spinge su due concetti: rafforza il ruolo degli enti d'ambito, per cui gli dà nuove competenze, che è un'inversione di tendenza rispetto a prima, e poi introduce il concetto di unicità della gestione nell'ambito. Unicità che vuol dire un ambito, un gestore. Prima dello sblocco Italia c'era il concetto di unitarietà, che è un po' più vago, vuol dire che c'è un coordinamento all'interno della unicità. La legge di stabilità, adesso ho perso un po' il conto di come è stata modificata, però in generale c'è un favor, anche loro. No, non è così. C'è in sintesi un favor, come si dice, verso l'aggregazione sia delle gestioni che degli enti di governo d'ambito. Ultimo aspetto che riguarda un aspetto più di regolazione, il nuovo metodo tariffario idrico dell'autorità per l'energia e per il gas. Adesso che abbiamo visto un po' i concetti generali, diamo qualche informazione sullo stato del nostro territorio. Quindi il concetto di unicità della gestione qua è stato recepito 10 anni fa con l'affidamento a un unico gestore, con una modalità in-house, confermata a seguito dei referendum 2011 e legittimata anche dall'esito positivo di una procedura di infrazione che abbiamo dovuto sostenere presso l'Unione Europea nel 2007. È stato rimodulato il piano degli interventi ed il piano economico e finanziario fino al 2017. Piano degli interventi che dopo vedremo è abbastanza ambizioso, anche perché dobbiamo salvarci dalla procedura di infrazione, e che prevede chiaramente, avendo determinato delle tariffe sostenibili, l'accesso, la necessità di accesso al credito. Per cui il gestore so che sta cercando, bandirà la gara, per la ricerca di chi finanzia la parte non in autofinanziamento.
la disponibilità della risorsa. E, forse lì è scritto in modo un po' non appropriato, perché dal punto di vista meteorologico, più che altro dal punto di vista del gestore del servizio idrico integrato, è stato un anno non critico, cioè nel senso che non c'è stata siccità, per cui non si è dovuto ricorrere a strumenti gestionali straordinari per il periodo estivo. Dico che non è molto appropriato, perché con quello che è capitato a Sirigaglia, il sindaco purtroppo lo sa, è stato un anno critico dal punto di vista meteorologico, perché c'è stata troppa pioggia e troppo concentrato. La qualità della risorsa, vabbè, è arcinoto, qui l'acqua fortunatamente è stata ricercata dove andava ricercata ed è di ottima qualità, per cui gli episodi di non potabilità sono veramente limitati, e limitati ad aspetti di tipo batteriologico, di quelli che rientrano in un paio di giorni, per cui non ci sono aspetti critici. Vabbè, qua abbiamo riportato qualche dato, qualche numero. Il dato significativo rispetto è il calo dei consumi. Eravamo abituati sempre più o meno a una trentina di milioni di euro di metri cubi di acqua erogata, nel 2013 è stata neanche 28. Vabbè, gli altri ve li trovate nella redazione. Qualche informazione sul gestore: è un'azienda che occupava 420 unità alla fine del 2013, di cui più di tre quarti per l'acqua. È un'azienda che ha fatto ricavi per 77 milioni di euro con un utile netto di 9 milioni e 7. Il dato critico, ma questo non è colpa del gestore, è che c'è stato un crollo degli investimenti. Erano previsti rispetto all'anno prima, c'è stato un calo del 43%. Perché? Perché le banche hanno chiesto rientro, hanno dovuto rinegoziare un rientro del prestito ponte, per cui chiaramente sono mancate le fonti finanziarie. È stato l'anno di inizio del rimborso del prestito ponte, e per cui non c'è stato altro modo. Le tariffe, a seguito della unicità della gestione, dal 2004 è stata introdotta un'unica struttura tariffaria e dal 2009 un'unica tariffa su tutto il territorio. Nel 2014 è stato applicato, come in tutta Italia, almeno nell'Italia che segue l'autorità, il metodo tariffario idrico, e l'incremento delle tariffe rispetto al 2013 è stato del 6,1%. Gli investimenti, poi ho finito, sono programmati per i prossimi 4 anni 71 milioni di euro, quindi 18 milioni all'anno. Se verranno fatti, entro il 2017 si dovrebbe sanare la non conformità degli agglomerati oltre i 2.000 abitanti, e quindi quello che riguarda la nostra procedura di infrazione. Due parole sulla tutela degli utenti, aspetto sulla quale abbiamo sempre dedicato una certa attenzione. E, oltre all'attività di informazione che facciamo, c'è un'attività secondo me molto utile di gestione dei reclami di secondo livello, è una sorta di livello pre-contenzioso, cioè laddove c'è qualcosa che non va fra un gestore e un utente, che non sono riusciti a sciogliere attraverso l'ufficio reclami del gestore, ci si può rivolgere a noi in forma assolutamente gratuita per chiederci di studiare la cosa. Dopodiché noi diamo un parere che il 95% delle volte chiude la questione, per cui evita anche il contenzioso per l'azienda. L'utente, se non è ancora soddisfatto, può andare in Camera di Commercio in una procedura di conciliazione, anch'essa gratuita, dove noi partecipiamo come chiaramente terza o di sopra delle parti. Laddove non ci si mette d'accordo, si va in contenzioso.
Questo ha ridotto molto il contenzioso, quello oneroso, lungo e oneroso in tribunale, togliendo un po' di lavoro agli avvocati, però insomma garantendo agli utenti, secondo me, sia come tempi che come soldi, una buona risposta. Ultimo aspetto che mi preme ricordare è che abbiamo stabilito con le associazioni dei consumatori del territorio un rapporto ottimo, direi molto costruttivo. Pur nelle differenti opinioni che abbiamo avuto, devo dire che abbiamo avuto un buon rapporto anche con i movimenti dell'acqua, che chiaramente hanno una visione un po' diversa, no? Però ci si è confrontati in modo molto civile. Non è così in tutta Italia. Faccio un esempio: in Toscana, che sono i più bravi d'Italia nella regolazione del servizio idrico, quello da cui noi, quando non sappiamo come fare, copiamo, lì hanno un rapporto estremamente conflittuale con i movimenti dell'acqua, che ogni tanto sfocia anche, insomma, toni piuttosto accesi. Programmi, poi ho finito. Cosa dobbiamo fare a parte le solite cose? Recepire le prescrizioni dell'autorità per l'energia e per il gas, quindi adattarle su misura al territorio, organizzare le nuove attività previste dallo sblocco Italia, quindi l'approvazione dei progetti e le attività di esproprio, e poi gestire la transizione verso il nuovo soggetto, l'assemblea di ambito, con la speranza, non l'abbiamo scritto, che sia una tappa intermedia verso un processo di aggregazione a livello regionale che secondo me non può aspettare molto. Vi ringrazio, spero di... Bene, mi sembra che anche la relazione in qualche modo abbia valorato l'idea che abbiamo un settore, come si dice, governato, di buon livello, i cui indicatori sono, lo dimostrano in sostanza. No, pare che la sintesi insomma sia questa. Quindi grazie, ingegnere. Allora, la parola a chi la chiede e poi diamo la parola al sindaco Mangialardi. Credo sia doverosa la presentazione, dato che solo dal 27 novembre che sono stato eletto. Io sono Paolo Raffaele, presidente di Muti Servizi. Vi dico solo una cosa, che io nel dicembre del 2000, del 1997, con il sindaco del comune di Montemarciano, sono stato il primo sindaco della provincia a conferire acqua e gas all'allora Borgovivo. Per cui diciamo che tutti gli auspici, che anche le relazioni più politiche insomma, del presidente di oggi, credo che nella gestione, nell'ente gestore, siano in me presenti, e spero di poter continuare quello che i miei predecessori hanno fatto. E devo dire che sono stato, mi sono trovato positivamente meravigliato di ciò che è oggi il gestore, e credo che quello studio che è stato fatto ci dà, ci lusinga, perché al di là di alcune realtà territoriali di cui tra l'altro era ben nota al gestore la situazione, voglio dire quella del sud di Fabriano, il resto sono il gradimento del servizio da parte degli utenti, mi pare che sia più che soddisfacente. Noi abbiamo già ripreso il discorso degli investimenti, in particolare per il famoso 2017, i due consigli che ho tenuto come presidente, già il primo 12 milioni di euro di investimenti che riguardano la valle del Nisa per la depurazione, quindi per il famoso
famoso 2017 in cui devono essere anche i comuni o meglio gli agglomerati con più di 2000 abitanti devono essere tutti con gli impianti a norma, e questo stiamo facendo. Ieri sera abbiamo trattato il comune di Camerano, quindi ecco, stiamo andando in quella direzione. E aggiungo subito un altro elemento, perché i numeri non me li chiedete perché penso che ancora sono prefettura, conoscete tutti e poi a memoria. Ieri sera comunque abbiamo discusso in consiglio e stiamo andando avanti con la trattazione con le banche, addirittura è entrata anche la BEI che offre praticamente denaro adesso, perché le banche adesso tra l'altro non si mettono neanche in cordata, ma addirittura singolarmente ognuno vuole rispondere alla BCE, la quale ha dato i soldi e che se non li spendono devono restituirli, e addirittura con le penali. Per cui credo che questo ci possa consentire di avere degli investimenti a costi relativamente contenuti. Quindi diciamo che sul piano della programmazione di investimenti questo stiamo facendo. Di più, dico ancora che un altro elemento che per noi è molto importante, credo, il 21 di luglio l'Assemblea dei soci di Multiservizi ha deliberato di conferire al Presidente, addirittura nemmeno al Consiglio di Amministrazione, lo studio di un piano industriale per poter vedere di approcciare anche sul ciclo completo dei rifiuti. Questo certamente noi stiamo analizzando, già un progetto esiste, ma stiamo analizzando anche le ripercussioni su, diciamo, l'incarico, quello che è controllato dal lato, e cosa potremmo fare per questo, perché comunque la linea di indirizzo è quella che è venuta fuori anche dalle relazioni di questa mattina, di concentrare il tutto su gestori unici e non più servizi in diretta fatti addirittura dai comuni, come abbiamo visto dai risultati. Ecco, quindi voglio dire, io per esempio da Presidente della Commissione Ambiente in provincia nel 2012 avevamo fatto un documento condiviso addirittura all'unanimità dalle forze politiche per proprio andare verso questa direzione. Allora, sempre più quindi una gestore che con capacità industriali, ma che si riguarda anche all'aspetto sociale verso il territorio, che mantenga governance sul territorio, che mantenga che faccia investimenti, che questi danno occupazione e quindi una risposta agli aspetti sociali, con un obiettivo che è quello dell'efficienza, efficacia ed economicità, e con gli indirizzi che Marisa questa mattina ci ha dato e ha detto pure che c'erano qualche visione diversa con il gestore. Certo che il gestore deve, dovendo rispondere a un punto di vista industriale, perché ormai non si può prescindere da una visione industriale, noi avevamo avevano quel che non ti seduto, ma penso che di associarmi anch'io, avevamo una preoccupazione in più, che però penso che in questo momento vada anche in quel indirizzo. Ecco, la situazione dei crediti verso coloro che non ce la fanno, io credo che quello che stiamo applicando, cioè praticamente chiediamo il distacco dopo 9 mesi di consumo, quindi è una cosa, la
parateizzazione viene concessa a tutti e quindi si va incontro alle esigenze di coloro che hanno più difficoltà. Anch'io voglio ringraziare questo Cammino, perché detto che è stato in questi anni, anche se non ho vissuto direttamente, ma ha dato un contributo in termini di chiarezza, di linea di indirizzo per andare verso la direzione di dare quel servizio agli utenti che, dicevo prima, efficace, efficiente ed economico. Io ringrazio tutti e grazie ancora. Grazie Raffaele, ho incontrato in questa occasione, non ci perdiamo di vista da molti anni, no, nel senso sindaco eccetera. La parola a chi la chiede, mi sembra che l'avesse chiesta lei. Una domanda velocissima: ho visto un incremento della tariffa del 6%, no? Che in questo contesto, insomma, c'è la motivazione della tariffa del... Sì, la motivazione è quella che le dicevo all'inizio, perché è la caratteristica fondamentale del metodo tariffario elaborato dall'Autorità Nazionale per l'Energia e il Gas, la quale in un primo tempo si orientava a indicare parametri, criteri, eccetera, eccetera, uguali per tutti. Poi quando abbiamo detto, guardate che non possono essere uguali per tutti, i territori hanno delle particolarità, delle specificità, eccetera, eccetera, l'autorità ha elaborato i famosi quattro quadranti, che detti così dice, ma che roba è? I quattro quadranti sono quelli che stabiliscono dove l'ambito si posiziona. Quasi nessun investimento, pochissimi investimenti, pochi investimenti, più investimenti. Noi sulla base di una riflessione generale, in particolare la questione relativa alla depurazione e quindi alle procedure di infrazione che ha l'Italia, non noi, abbiamo deciso con l'Assemblea dei Sindaci e con l'azienda di posizionarsi nel quadrante numero 4. Che è il quadrante più alto, è il quadrante che porta al 6,1% di incremento tariffario. Naturalmente la riflessione è stata una riflessione molto delicata, non è che chi ha dovuto disciplinare e coordinare queste cose non tenesse presente il significato dell'aumento, il periodo nel quale viviamo e tutte le condizioni che voi e noi conosciamo benissimo. Ma abbiamo dovuto scegliere, non potevamo fare diversamente, anche perché la politica del rinvio dei problemi non appartiene a questa realtà. La politica del rinvio è una politica tipica di chi non ci mette mai la faccia, di chi compie le scelte più facili, rinvia le scelte più complicate, più difficili. Non ci appartiene, tra virgolette, se posso usare questa espressione, come tradizione di un intero territorio che comunque ha saputo guardare un po' più in là sempre. Certo, ci fossimo posizionati nel quadrante 1, eravamo un ambito che aveva a disposizione un milione di euro per gli investimenti, 2 o 3, poco più, punto e basta, dice l'emergenza che ce la se ne tiene, che vuole affrontare nel fronte, poi magari ti arriva sulla testa la procedura di infrazione oppure la multa da pagare oppure un'indagine della magistratura che coinvolge tutti coloro che hanno a che fare con il settore. Poi uno dice, oddio, cos'è successo? Successo esattamente che le scelte non sono scelte adeguate alla realtà che si amministra. Probabilmente è in questo che sta la differenza del paese. Credo di poterlo dire, insomma, lo dico senza voler dar fastidio a nessuno. Quando si è andati al servizio associato, al servizio idrico associato, e abbiamo messo insieme i 45 comuni, si sono viste subito le differenze tra i comuni che avevano investito nel settore idrico, fognature eccetera, e tra i comuni che non avevano investito. Poi magari ci avevano il più bel palazzetto dello sport del mondo, ma non ci avevano la rete fognaria adeguata o il sistema idrico adeguato. È esattamente questo la differenza
scegliere, saper scegliere, saper fare le scelte nel momento giusto, metterci la faccia e qualche volta dover spiegare ai cittadini il perché di una scelta. Ecco perché poi magari siamo stati quelli che sul versante del deposito cauzionale l'abbiamo abbassato ai livelli più bassi a cui potevamo arrivare. Quindi questo è il motivo, detto senza nascondere nulla, perché non c'è nulla da nascondere. Devo dire che credo si possa ancora riconoscere che comunque le tariffe del servizio idrico nella provincia d'Ancona sono a 1,65-66, la possiamo girare come ci pare, è assolutamente lontana dalla tariffa di Berlino che è 5 euro, assolutamente lontana da una tariffa inferiore che non ci porterebbe da nessuna parte e che però all'interno della fascia dell'oscillazione delle tariffe contempla meno di un euro per consumi fino a da 0 a 60, quindi c'è un equilibrio, perché tutte le volte che si legge un ragionamento sulle tariffe anche a livello nazionale, dette senza alcuna distinzione, è quanto di più improponibile. Un conto è una tariffa a 1,65 che investe 20 milioni di euro sul territorio per i prossimi 20 per i prossimi anni, è un conto una tariffa che è a 1,7, magari non investe una lira. Quindi ecco, anche su questo penso che si possa fare la dovuta differenza e credo necessarie riflessioni. La ringrazio per la domanda perché mi ha consentito di argomentare una cosa che è di impatto sicuramente. Prego, sono altri? Chiedo scusa, non mi ricordo il cognome. Non c'è problema. Sono Maurizio Bariolini della CISL. Un paio di riflessioni, perché la relazione del Presidente mi ha riportato insomma a un dibattito storico anche adesso a Raffaele riguardo allo stare insieme e all'utilità di stare insieme. L'ATO mi sembra che sia un esempio di grande utilità per stare insieme e in benefici per la collettività. Io spero che quello che abbiamo vissuto, appunto i benefici, l'utilità dello stare insieme per l'acqua, possa essere anche il presupposto per altri ambiti a livello provinciale per poter collaborare per tutte le amministrazioni. Per cui penso che quello che mi aggancio con la comunità presente, ma lo condivido pienamente. Un discorso tecnico relativamente agli investimenti. Io adesso ho letto velocemente la relazione che abbiamo un 27,9% di perdite. Al di là ovviamente degli investimenti legati alla riparazione monetaria, per cui alla riparazione, penso siano altrettanto importanti per ridurre il 27,9% di perdite di acqua, che è una quantità rilevantissima. Ecco, chiedo se queste perdite incidono anche dal punto di vista tariffario, e ovviamente l'auspicio è che gli investimenti possano andare da quel punto. Sono importanti per la riduzione, ma anche per le perdite, al di là del fatto che gli investimenti comunque creano occupazione, che è una l'elemento occupazionale sia un elemento importantissimo in questo momento storico. L'ultima cosa che si mette anche al discorso che diceva prima mi ha preceduto relativamente alla tariffa, i distacchi sono aumentati o sono diminuiti rispetto all'anno precedente? Dovrei capire se penso di no, ma che questo aumento tariffario possa avere avuto anche un incidente sui distacchi. Allora, sia sui distacchi che sulle perdite, probabilmente l'ingegner Ceneri. Io colgo l'occasione per dire una cosa. Anche noi ci auguriamo che si possa lavorare a mettere insieme l'ambito idrico con l'ambito dei rifiuti e abbiamo proposto, speriamo che ci vogliate prendere in considerazione,
il protocollo d'intesa con l'ambito dei rifiuti, cioè diciamo la gestione, perché noi abbiamo due strutture che si possono mettere insieme, possono fare delle economie, possono sostenersi dal punto di vista tecnico. Sarebbe importante che si potesse andare in quella direzione. L'abbiamo proposto all'attuale presidente della provincia un mese fa, insediato da poco, e ci auguriamo che su questo terreno si voglia andare a una concretizzazione del protocollo, perché potrebbe essere importante per tutti. E poi con una considerazione, secondo me chi sa guardare avanti e sa vedere prima i processi e le operazioni perde meno tempo poco dopo, e quindi questa cosa è secondo me necessaria da ogni punto di vista. Prego. Vediamo, non so se... il dato sulle perdite, dunque premetto che diciamo il 90% dei dati sulle perdite che girano, che ognuno dà, sono numeri assolutamente del lotto, cioè nessuno le perdite per monitorare, per quantificarle vanno monitorate, per monitorarle costa moltissimo, per cui sono parametri soggetti a in parte a una stima, in parte a una stima in generale. Per cui dire che noi siamo sotto il valore medio nazionale, perché c'è un dato fisiologico di perdita intorno al 25-30% che è fisiologico, nel senso che è fisiologico che o uno cambia le reti ogni 10 anni, e questo costa un sacco di soldi, o se no bisogna metterlo in conto. Poi dice si può far meglio, sì, si può far meglio, bisogna aumentare gli investimenti di sostituzione. Al di là del monitoraggio, poi c'è un problema fisico che, come tutte le cose, compresi gli esseri umani, invecchiano, dopodiché perdono. Al momento non ci sono le risorse per poter investire tanto di più di quello che già investono in sostituzione, perché la priorità è sulla depurazione. Questo per essere molto trasparenti. Il dato del 27,9, che nel nostro caso abbiamo fatto la scelta di dare un dato assolutamente attendibile, cioè inutile che diciamo che il 25, potremmo mettere 25 e faremo bella figura, diciamo 27,9 perché loro lo misurano del 27,9, che apparentemente per uno che di primo acchito dice un valore enorme, è un valore enorme perché parte 100 e ne arrivano 75, però vi assicuro che è un dato assolutamente fisiologico e ci colloca fra le aziende che hanno le perdite minori. Chi dichiara meno del 25% secondo me bara in Italia. Poi è chiaro che se ci si confronta con quei paesi che investono 80 euro per abitante, come la Germania, come la Francia, hanno delle tariffe così alte, è chiaro che lì sono più basse, si arriva al 20%, però poi le tariffe sono il doppio. Per quanto riguarda i distacchi non lo so quali sono, presumo che siano in crescita, a occhio, ma è stato un argomento su cui abbiamo discusso molto. Il regolamento del servizio idrico integrato, che non hanno approvato loro, ma che ha approvato l'assemblea dei sindaci, prevede questa procedura. Fanno un paio di solleciti dopo che uno non ha pagato e poi come estrema razio si distacca, che è una procedura crudele, capisco, però era l'unico modo per evitare un'impennata della morosità, perché quello è veramente, al di là del deposito cauzionale, che sono due soldi, il vero deterrente, perché in mezzo a chi non ce la fa si insinuano anche i furbi che non pagano, perché poi chi non paga il costo lo paga gli altri, non è che paga il tuo Spirito Santo. L'unico modo, che è quello che poi hanno adottato le aziende, quelle un po' più industriali, così, è di mettere il coso del distacco. Poi, per chi non ce la fa, è chiaro che non è l'azienda l'ammortizzatore sociale. Ci sono i comuni che attraverso i loro servizi danno una mano a chi non ce la fa.
l'alternativa, che è quella che sicuramente sarebbe più apprezzata, non distacchiamo mai, diamo un minimo vitale, un minimo, a parte le difficoltà tecniche di dare un minimo, comporterebbe un'impennata della morosità, un'impennata quindi dei costi a carico degli altri, con il rischio di che si infilino lì dentro anche chi dice, boh, intanto visto che non me lo distacca l'acqua non la pago, poi ci pensiamo. Grazie, se ci sono altri, magari non hanno stappato l'acqua. Ho sentito dei rumori che denotava che stappassero qualcos'altro. No, questa parte delle battute, insomma, era per tranquillizzare. Allora, diamo la parola al sindaco Maurizio Mangialardi. Poi... Sì, grazie, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sono iniziative rispetto a quali, come diceva il Presidente prima, uno c'è perché ci deve essere, altre perché magari vuol portare, uno vuol portare il proprio contributo, altre perché invece uno è orgoglioso di esserci. E io dico, questa fa parte di questa ultima categoria, lo dico perché... questa è l'ottava relazione e, come dire, disegna un percorso, disegna un'idea, disegna un territorio. Guardate, mescolo come nel cavaliere lì le competenze, perché uno dice se dovesse prendere un modello marchigiano per il ciclo integrato delle acque, e prenderebbe questa del lato 2, dovrebbe prendere, anzi deve prendere, lo dico qui, quindi parla il Presidente dell'ANCI, dice guarda, il modello al quale deve fare riferimento i comuni della nostra regione è questo, e questo perché è stato lungimirante, perché ha avuto la capacità di ascoltare, perché ha saputo pianificare, ha saputo unire. Questo, Presidente, è un merito, dico così, cioè che te va scritto insieme alla disponibilità che hai dato, anche, come dire, uno dà per scontato, non sempre, soprattutto di moda, a costo zero. Lo ricordo per me, perché sennò uno se lo dimentica, no? Dice, Presidente, prendo un euro, e lo dico con, dopo uno dice, ma no, non prendo un euro, partiamo da questo. E dico che non è però quello, è il lavoro che è stato fatto in questi anni con dei comuni che hanno dato l'idea di gestire in area vasta, con tante differenze anche sul piano degli investimenti precedenti, delle attenzioni che erano state poste alla difesa del bene pubblico, a chi pensava che l'acqua andasse addirittura difesa con gli acquedotti industriali, a chi aveva pensato la depurazione, a chi la depurazione non ci aveva pensato, magari ancora non ha firmato nemmeno, lo fermo perché sono magari a rischio qualche polemica, il Presidente non lo può fare, però che ancora non ha deliberato, e, tanto lo conoscete, non trattengo mai, e dentro questo, partendo da una realtà molto frammentata, siamo riusciti a stare insieme, a creare quello che è un sistema vero, cioè pianificati gli investimenti, determinata ormai siamo a regime, una tariffa unica. Guardate, oggi anche questo abbiamo per scontato, Senigallia si paga come a Fabriano, a Iesi si paga come Ancona, che penso che sia un grandissimo risultato. E diceva prima Androlini, a quale dobbiamo mirare per altre cose, ma con questo ci arrivo. E non solo, questo ambito ha anticipato fortemente il referendum, che non era, come dire, il tema un po' declinato nei,
nei due dettagli, no, era il pubblico deve gestire l'acqua, questo era lo spirito referendario. Bene, in questo ambito il pubblico gestisce l'acqua e il ciclo integrato dell'acqua con un affidamento in house, Presidente, molto coraggioso. Era coraggioso quando lo decidemmo, fu molto più, direi, articolato quando venne difeso, perché non lo dimentico, lo ricordo sempre a me, perché se poi, se no, si fa sempre difficoltà, no? Quando andiamo a decontestualizzare gli eventi, poi ti arriva il primo comitato che ti dice tu devi, e no, io ho fatto, che è un'altra cosa. Ho fatto, noi abbiamo difeso contro una procedura di infrazione elevata dalla Comunità Europea, abbiamo difeso quell'affidamento per dire noi lo vogliamo così, cioè una società di capitale interamente pubblico dei comuni che gestisca l'acqua. Saluto il presidente della Multiservizi, che ho apprezzato molto l'intervento, ma poi dico qualcosa anche su quello. E noi abbiamo fatto questo, cioè se uno dovesse guardare il dettato referendario, che cosa aveva anticipato l'ATO e che cosa aveva determinato, è quello da sottoscrivere da parte di tutti. Qualche volta, lo dico per quando vedi i comitati dell'acqua che nel mio territorio, cioè quindi rimetto l'altra giacca, a Senigallia, ma Multiservizi dovrebbe, no, Multiservizi fa quello che, e non, il problema è che non lo fanno gli altri territori regionali, territorio regionale e nazionale, chi ha l'acqua gestita in questo modo? Dico sempre, prendetemi un altro esempio dove c'è stato un affidamento in house, cioè una società a capitale interamente pubblico che tra l'altro è gestita bene, deve far meglio, gestita bene, ed è dove i comuni hanno, come dire, il controllo analogo vero. Vero, posso portare un esempio. Penso a Genova e penso a Senigallia, e lo dico anche con la difficoltà che potete immaginare. Bene, noi abbiamo chiesto di esentare le 10.000 utenze, perché questo era dal plus di consumo che si era determinato in quel periodo, l'ATO nel controllo analogo vero non ha posto nessun tipo di difficoltà, Multiservizi ha applicato quella cosa. Genova, si è aperta una canea, perché Amga e Amga no, dice io, dice ah no, io non lo posso fare, l'ATO è in confusione, quindi sono in confusione, cioè le confusioni sono diverse, e questo non è controllo analogo, cioè io dal sindaco di Senigallia non avrei fatto quello che ho fatto per le tariffe per i bambini negli asili nido, quello che ho fatto per le tariffe che gestisco direttamente, quello che ho fatto per l'IMU, quello che ho fatto per la TARES, per i miei alluvionati. Multiservizi, ATO hanno fatto la stessa identica cosa. Cos'è il controllo analogo se non è questo? Cos'è il controllo analogo? Cos'è i privilegi o da ridividere in pochi e le problematiche invece da distribuire tra tanti? Non è questo. Quindi c'è stato veramente, c'è questo. Allora, Presidente, noi siamo orgogliosi di come l'hai gestita. L'hai gestita insieme a una struttura snella, intelligente, capace che si pone in modo interlocutorio e fermo nei confronti del gestore, perché questo va fatto, perché anche se cambiamo la giacca, l'approccio è questo, che uno affida e l'altro gestisce, uno pianifica e l'altro realizza, e uno per forza però deve controllare, e quindi ci deve essere qualcuno che garantisce questo tipo di percorso. E allora il lavoro fatto in questi anni penso e ritengo che debba essere assunto almeno su scala regionale. Poi
immediatamente dobbiamo fare, come dire, il passo in avanti, perché questo oggi quella parola che abbiamo in qualche maniera dimenticato tutti, che si chiamano investimenti, invece sono la prospettiva del nostro territorio, e che quindi dobbiamo dar seguito a quello che era il piano d'ambito, trovando le modalità che il gestore deve mettere in campo per dar seguito alla pianificazione, perché ci sono ritardi nella depurazione che non ci possiamo più permettere, perché non possiamo rischiare infrazioni non gestibili a quel punto, come quella dei 2000 abitanti equivalenti, perché le proroghe ci sono, ma poi dopo arrivano le sanzioni, quindi va affrontato. Come dire, lì conosco il percorso che è stato fatto. E l'altro tema è che quando ci sono omogeneità territoriali che hanno già dato dimostrazione e capacità, vanno messe a sistema. Quindi ATO e ATA ormai non hanno più ragione, quindi dobbiamo arrivare anche nella gestione territoriale a quel dettato, se così rimane, che arrivano dai provvedimenti nazionali. E per quanto riguarda il nostro gestore, anche una partita sulla quale, come ha giustamente ricordato il Presidente, ci si sta ragionando, quella del ciclo integrato dei rifiuti, lo ribadisco qui, senza diluire le incapacità gestionali di alcune strutture che esistono sul territorio, perché noi non facciamo sconti a nessuno, e quindi rimetto la giacca mia, perché perché quella cosa non può, quindi non siamo, cioè penso che il ciclo integrato dei rifiuti sia un altro grande obiettivo che questo territorio ha saputo anche qui anticipare, lo dico per tutti, quando pezzi della nostra provincia pianificavano la raccolta porta a porta, a Parma costruivano l'inceneritore, quando pezzi l'intera provincia passa al sistema e raggiunge il 65% di raccolta differenziale, a Parma l'inceneritore l'accendono, così almeno ci capiamo, anche quando doveva essere smontato, invece l'hanno lasciato lì e l'hanno acceso. Allora, io Presidente dico, ero orgoglioso di esserci, dopo so che le mie interlocuzioni telefoniche sono un po' complicate, non nascondo oggi, dentro un lavoro importante fatto, qualche preoccupazione, non la nascondo. Perché è vero che noi passeremo all'assemblea dei sindaci, è vero che il ormai questo secondo livello è il modello rispetto al quale tutto viene pianificato e viene poi agito, però qualche timore anche rispetto alla gestione intelligente di interlocuzione e di disponibilità e di sintesi, è che non deve essere, come dire, poi tramutata in arroganza e prepotenza per dimensioni territoriali o per questa è una preoccupazione che non ci abbiamo, perché poi dopo significa, quando si perde tempo come abbiamo perso sui rifiuti, abbiamo perso un anno per girarci i pollici, è un anno che magari ci mette nelle condizioni di perdere finanziamenti europei, e questo non ce lo possiamo permettere. E allora io auspico che l'intelligenza della gestione territoriale abbia invece un approccio simile a quella della creazione che abbiamo fatto, così almeno rispondo anche a Andreolini della CISL, su altri settori. Noi lo stiamo facendo sulla sanità con qualche difficoltà, lo facciamo per esempio con uno sportello unico di pianificazione per i finanziamenti europei, che mette insieme
Ancona, Fabriano, Iese e Senigallia, e ovvio che questa cosa che ha funzionato così bene, Presidente, noi la vogliamo, la teniamo e la vogliamo preservare, anzi vorrei che ci fosse questa omogeneità in un servizio pubblico, perché così è a valenza industriale, come quello dell'acqua, come quello dei rifiuti, rispetto al quale ci possono essere le competenze, le conoscenze che hanno poi determinato questi risultati da mettere a disposizione di tutti. Quindi non perché poi ci saranno evoluzioni, involuzioni, questo dipende molto dai sindaci, dalle disponibilità e dalle capacità. Però ovvio che questa ottava relazione contiene tutto l'impegno, tutta la direzione e anche tutti gli obiettivi che sono stati raggiunti e che ci eravamo dati, del quale, e chiudo esattamente come ho iniziato, del quale il nostro territorio ne è orgoglioso, dice il Presidente dell'ANCI, e che farà di tutto perché venga esportato come modello almeno sulla scala regionale. Grazie. Davanti, faccio una piccola chiosa. È il legislatore regionale che si deve porre traguardi più alti. Grazie. Scusate, siccome di solito in questi giorni qui succede due cose: uno, che di solito nevica, oggi non l'ha fatto, e io sono potuta scegliere due, che siamo a pochi giorni dal Natale, tanti auguri.